Palmisano Auto. Vendita autoveicoli plurimarche nuove ed usate. Al Loco Rotondo. Finanziamenti a tassi agevolati. Assistenza meccanica con personale specializzato. Garanzia di un anno sulla vendita dell'usato. Fantastiche offerte settimanali. Vieni a trovarci. Palmisano Auto. C'è da fidarsi. Dalla Sefim, franchising immobiliare di Martina Franca, va in onda Anteprima Sport. Ritrovati amici sportivi col solito rotocalco, appuntamento fisso del lunedì sul canale 16 di Blue Star TV. Parleremo di calcio, ma non solo di calcio, sport del nostro territorio in questo rotocalco giunto alla seconda puntata della 15ª edizione. Ben ritrovata Donatella Giglio al mio fianco. Ben trovato a te Giuseppe e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Più Giglio che mai. Allora, io direi di entrare subito nel merito, nel vivo della puntata, con la presentazione degli ospiti tutto importanti di questa puntata. Esatto Giuseppe, entriamo subito nel vivo perché abbiamo tanto da raccontare e lo faremo anche insieme ai nostri ospiti. Iniziamo subito col salutare il capitano, nonché difensore dell'AS Martina Franca 1947, Raffaele Gambuzza. Buonasera a tutti. Ben ritrovato capitano. Grazie. Ed è un piacere ritrovare anche un vecchio amico di questa trasmissione, nonché un martinese doc che portiamo sempre nei nostri cuori per quello che ha fatto qui in città, Mauro Marini, centrocampista del Monopoli. Ciao Mauro. Buonasera, buonasera a tutti. Ben ritrovato. Anche lui merita i gradi di capitano, eh? Esatto, assolutamente sì. In ottica di allenatori, di cui parleremo ampiamente nel corso della puntata, abbiamo il piacere di ospitare due allenatori, anche loro degli amici della nostra trasmissione, Giuseppe. Iniziamo col salutare mister Giuseppe Gidiuli, allenatore del Fragagnano. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Ben ritornato mister. Grazie. E con piacere salutiamo anche, per i suoi trascorsi anche con il Martina Franca, Antonio Tripepi, adesso allenatore di San Vito dei Normanni. Buongiorno a tutti. Ben e quindi trovato. Non solo sono degli ospiti autorevoli, dei bravi opinionisti di calcio, ma ci racconteranno anche di belle imprese delle loro due squadre, e quindi mi riferisco al Fragagnano per mister Giriuli e al San Vito che sta continuando a stupire, e sono due squadre che hanno collezionato risultati positivi a catena ed è giusto rivolgere le nostre attenzioni sportive alle imprese di queste due squadre, anche perché ci rivolgiamo a un pubblico un po' più vasto andando sul canale di Blue Star, ed è giusto quindi anche evidenziare quelle che sono le imprese delle squadre pugliesi che si stanno distinguendo. Quindi avrete capito che parleremo anche di Monopoli, del Monopoli del nostro amico Mauro Marini. Però ieri il Martina ha fatto registrare un mezzo passo falso. La cosa è costata la panchina a mister Di Meo, che va salutato comunque, non flagelliamolo più, è stato contestato dal pubblico, e anzi so che la regia, curata anche per questa puntata da Maurizio Simone, ha selezionato delle immagini che insomma raccontano qual è stato l'epilogo dell'avventura di Di Meo a Martina. Beh, avremmo voluto congedarci diversamente
dall'allenatore ma anche dall'uomo Giuseppe Di Meo, che noi ricordiamo come un grande calciatore, un calciatore tenace, soprattutto roccioso nel suo ruolo quando era in attività. E direi che tutto sommato fino a un certo punto del campionato non era in discussione l'allenatore Di Meo. È chiaro che quando le cose non vanno bene, il primo ad entrare nel mirino delle critiche è proprio l'allenatore, e queste critiche non hanno risparmiato chiaramente Di Meo dopo una escalation di risultati negativi. E allora le immagini sono riferite proprio alla contestazione nei confronti del tecnico in prima linea e dei giocatori anche, per il non esaltante pareggio fatto registrare dal Martina contro il Lamezia Terme. Commentare queste immagini, è un gruppo di ultra, dobbiamo dire, anche se molto civilmente ma in maniera netta e aperta, hanno contestato l'operato della squadra e soprattutto dell'allenatore, che, lo ribadiamo, ieri sera attraverso la voce dell'ufficio stampa di Michele Lillo ha comunicato di aver esonerato, o meglio di attendere le dimissioni, meglio specificare, esatto, del tecnico, che davvero a questo punto secondo me sarebbero un po' la soluzione migliore, le dimissioni di un tecnico che oramai vede franare il terreno da tutte le parti e che ha visto, ha conosciuto la contestazione di cui si riferivano queste immagini. Donatella, volevamo commentare, no? Un altro epilogo. Esatto, sicuramente nella partita di domenica scorsa ci aspettavamo un riscatto da parte del Martina, che purtroppo non è arrivato, un pareggio effettivamente non è stato sufficiente poi a far sì che l'umore si mantenesse comunque calmo. Forse è stato meglio così, Giuseppe, che dire, che magari sia arrivata questa mezza sconfitta, interpretiamola così, intanto vediamo le immagini che scorrono, sempre curate dalla regia, proprio inerenti alla gara intanto di domenica. Ribadiamo che il nuovo tecnico del Martina è stato già nominato ed è Francesco Bitetto, quindi un ritorno al passato, un passato fatto di vittorie, di successo finale di un campionato tirato con la Sarnese, fresco di vittoria, quindi Bitetto sarà sicuramente gradito alla piazza, è un nome che insomma rievoca momenti esaltanti, momenti positivi della storia di questa società che ha ricostruito il giocattolo calcio qui a Martina dopo il capitombolo in prima categoria. E quindi è giusto anche sottolineare che si tratta di un nome gradito alla piazza. A proposito, nel corso della puntata cercheremo di realizzare un collegamento telefonico proprio col neotecnico, ma Raffaele, vorremmo commentare queste immagini insieme a te, si riferiscono a Martina Lamezia, immagini freschissime. È mancato il gol, ma questa volta non mi è piaciuto, a dire il vero, neanche l'atteggiamento della squadra, che non ha avuto reazione. Giuseppe, noi vediamo da 9 partite negative. Purtroppo ieri noi volevamo vincere per forza, perché dopo la sconfitta di Teramo volevamo la vittoria. Noi ce l'abbiamo messa tutta, il nostro impegno c'è sempre fino al 90° minuto. Però in questo momento è evidente che manca qualcosa per vincere, non lo so. No, ieri per esempio non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Cioè, non mi spiego neanche io qual è la soluzione. Ecco, secondo me la medicina esatta per questo momento è la vittoria, che ci sta mancando. Senti, fatto sta che noi ancora una volta abbiamo evidenziato ieri nella telecronaca, che a proposito manderemo in onda subito dopo questa trasmissione,
la intera telecronaca dell'incontro Martina Lamezia col commento del sottoscritto e di Donatella Giglio. Abbiamo evidenziato ancora una volta come questa squadra trovi difficoltà proprio ad arrivare in aria, non dico a tirare, ma ad arrivare nell'aria. E abbiamo l'impressione che gli avversari oramai hanno studiato bene durante la settimana come gioca il Martina, cioè con questi palloni lunghi a scavalcare il centrocampo. E allora si posizionano con 5 difensori, 2 mediani dinanzi alla difesa e il tempo scorre inesorabile. Beh, Giuseppe, io tanto voglio questa dire, è la mia voglio sensazione. Dire che noi fino a Salerno abbiamo sempre giocato bene. Dopo Salerno c'è stato questo blackout. Abbiamo sempre giocato così, i risultati sono arrivati. Poi, non lo so, giustamente gli avversari ci conoscono ormai. Sì. Conoscono tutti, conoscono Giuseppe Gambino, conoscono Marsiglio, conoscono me. È normale, però fino a Salerno abbiamo fatto sempre bene. È un momento no per noi. Non so come spiegarlo, Giuseppe. Tu ormai confermi centrato... però che è anche crisi di gioco. È stata crisi di gioco. Però sai, con Nepongi Bonzi non c'era crisi di gioco, perché abbiamo giocato bene, con Gavorrano pure. Cioè, non lo so, manca qualcosa in più per arrivare là. Perché noi ci arriviamo in porta, poi arriviamo là e sbagliamo, ritorniamo indietro. Certo. Sai, purtroppo il calcio è così, Giuseppe, è un momento no, poi si entra pure subendo la paura, perché ha paura di sbagliare, il pubblico ti contesta, tante cose. In questa squadra abbiamo molti giovani, e lo sai, quando criticano i giovani, poi li perdi. Purtroppo è un momento no, ora dobbiamo stare uniti, è arrivato il nuovo allenatore, mi dispiace per Di Meo, perché è una persona per me molto importante, perché a livello umano ci ha insegnato tanto, ci ha fatto crescere e purtroppo io non do le colpe a lui. In campo noi, andiamo noi in campo, lui ci spiega tutto, poi siamo noi che non le facciamo le cose, quindi mi dispiace. Però è arrivato Francesco Bitetto, che dall'anno scorso sicuramente la piazza sarà contenta, e ora dobbiamo essere tutti a disposizione del nuovo allenatore e ci dobbiamo mettere di nuovo in discussione. Purtroppo il primo a pagare è sempre l'allenatore. Non può mandare una società a 20 giocatori, non si può, lo sapete, purtroppo è così. E quindi la scelta... mi dispiace tanto per il mister Di Meo. Certo, la cosa era già nell'aria, magari qualcuno ha anche commentato dicendo che questo avvicendamento doveva anche avvenire magari qualche giornata prima. Lo so, quelle sono scelte della società, noi andiamo in campo e basta, non pensiamo ad altro. Certo. Comunque, fatto sta che anche da voi giocatori questa scelta di Bitetto mi sembra sia abbastanza gradita, specie tu che lo conosci, no? Sì, ma noi chi viene Raffaele. Viene, noi ci mettiamo sempre a disposizione dell'allenatore. È arrivato Bitetto, che conosce bene questa piazza, sicuramente sarà lui a traghettare questa squadra fino alla fine. A sapere la medicina giusta per riportarci di nuovo ai risultati. Insomma, c'è poco da recriminare. C'è questa azione però che Raffaele, ecco, il regista sta ora ci sta riproponendo, è una spinta ai danni di Mangiacasale, no? Quando gira storto gira tutto, e quindi anche gli arbitraggi ci stanno aiutando. Qui c'è una spinta da Tergo, ci magari sta, non ci sta o no Mauro, secondo me era in vantaggio per il giocatore, ci poteva stare. Lo può dare. Però... Mauro Marini, sentiamo il suo commento. No, probabilmente il peso anche un po' non eccessivo, può sembrare che non viene spostato facilmente, quanto poi magari la spinta può essere un po' più forte. Magari fosse stato più grosso magari si sarebbe visto di più e forse poi l'arbitro non avrebbe avuto dubbi. Magari tipo Giovinco, no? Che è più facile. Più facile da spostare, quindi poi magari non si vede bene la forza con cui subisce o non fa. Insomma, non l'avresti dato tu questo rigore? Non lo so, dipende. Ti posso fare degli esempi. Sì, di solito di spalla non ne danno, però ti posso fare un esempio. Quest'anno noi proprio a Battipaglia abbiamo preso un rigore così al 90°, però forse perché era Battipaglia, quindi qua non te lo so dire. Beh, ricordiamo tra l'altro che ieri l'arbitro è stato abbastanza largo di cartellini, ci sono stati numerosi ammoniti, tra cui anche proprio Gambuzza, il capitano, Filosa, Gambino, Marsili e Dispoto per doppia ammonizione ha dovuto lasciare il campo, quindi sabato prossimo nell'anticipo di Aversa Normanna non sarà presente in campo.
Sia Despotovo, ma anche Marsili saranno squalificati. Anche Marsili, perché aveva già una giornata di squalifica. Purtroppo gli arbitri fanno sempre i fenomeni in casa nostra. Ed è successo pure l'anno scorso e continua ancora quest'anno. Non capisco magari perché. La seconda munizione su Dispoto, no? è stata un po' eccessiva. Cioè, esatto. Vedete le immagini, non lo so se quella è ammunizione. Vabbè, comunque. Anche perché subito dopo c'è stato un giocatore del Lamezia che ha allontanato il pallone. Non ha fatto niente, il capitano. Stesso fallo. E infatti l'arbitro. L'ho fatto lì... io, ma ha ammonito. E infatti. Comunque, parliamo di due episodi simili. È successo nel caso tuo e tu ti sei beccato il giallo. Vabbè. E comunque avremo parlare... modo di vederlo più avanti, perché ricordiamolo, c'è poi la diretta della partita, la sì, sempre sul canale 16 di Blue Star TV, ma parleremo non solo di Martina e io farei intervenire subito Mauro Marini, ci parlerà invece dell'impresa del Monopoli capace di battere il Matera, una corazzata, non trovo altri termini. Sì, Giuseppe, ieri è stata una grossa partita tra due grosse squadre, perché ritengo che anche il Monopoli sia una gran bella squadra. Certo, il Matera come nomi, come componenti di formazione è da altre categorie, nettamente, però... Noi in casa siamo una squadra che non lascia niente a nessuno, infatti le abbiamo vinte tutte e speriamo di continuare così. Sono partite, ora abbiamo tante partite dure in casa di seguito, speriamo di continuare sotto, cioè, con questo andamento. Speriamo di continuare così. Probabilmente al Monopoli manca qualcosina fuori casa che non riusciamo a dare quel qualcosa in più, altrimenti forse potevamo essere ancora più su come classifica. Mi sembra che il Monopoli, insieme al Taranto, sia una delle squadre più in forma di questo momento, no? Sì, il Taranto da quando è arrivato il mister Pettinicchio e da quando ci sono stati i movimenti di mercato di dicembre si è ripreso e sicuramente si tirerà fuori dalle posizioni della bassa classifica. E noi abbiamo un andamento costante dall'inizio del campionato, probabilmente appunto ci stanno mancando le vittorie fuori casa, che veniamo da 13 risultati utili, però vinciamo in casa e pareggiamo fuori, cosa che magari non ti dà quella possibilità di rosicchiare punti alla prima, l'Ischia che va su un altro passo. Mauro, voi avete giocato col Taranto, vero? Sì, noi abbiamo giocato a Taranto, abbiamo fatto 0-0 e... Sì, aspettiamo con ansia il ritorno, perché sicuramente anche i tifosi lo aspettano, visto che magari questa rivalità tra Taranto e Bari e i barisi molto, molto viva. Ma una rivalità che deve rimanere calcistica, sì, però. Sì, certamente. Intanto, dicevamo, si vede la mano di Giacomo Pettinicchio nel Taranto. Sì, io lo conosco bene il mister e credo anche dopo l'arrivo di un nostro altro compaesano, Domenico Pellegrini, le cose siano un po' cambiate, hanno messo le cose... sotto il giusto andamento e sì. Poi Taranto è una piazza comunque esigente, ora penso che quest'anno hanno capito che si devono, diciamo, accontentare tra virgolette di rimanere in questa categoria e poi magari, non lo so, i prossimi anni sicuramente anche loro proveranno a ritornare nel calcio che conta. Monopoli pure è una piazza ambiziosa, quest'anno però nel vostro girone dovete fare i conti con formazioni di rango come l'Ischia, del resto, che è un po' la padrona del campionato, è seguita dal Gladiator, Santa Maria Capo Vetere, sono tutti centri grossi napoletani. Il Monopoli ambiziosi. Ha costruito una squadra che è partita per fare un buon campionato, siamo partiti molto bene, il nostro obiettivo è rimanere nelle zone alte della classifica e dare fastidio a tutti. Certo, è un campionato molto bello perché... trovandosi nello stesso campionato Taranto, Foggia, Ischia, Brindisi, diverse pugliesi, Matera, Potenza, il Monopoli, è un campionato, i Bicelli, l'Ischia, il Battipagliese, squadre da un passato di un certo livello, è un campionato davvero bello e ci stiamo divertendo, dai. Insomma, un girone molto molto agguerrito, competitivo. Composto da squadre di rango e quindi davvero sarà interessante la lotta sino alla fine. Continuiamo questo viaggio all'interno del calcio pugliese con mister Gidiuli. Mister, un allenatore martinese, lei
Verace Doc, che sta facendo bene fuori da Martina. Quest'anno il suo Fragagnano continua a stupire. Ieri com'è andata? Ieri, dopo un paio di settimane, come lo stesso cammino che ha avuto il Martina, eravamo un po' in crisi di risultato, non di gioco. Ieri abbiamo vinto perché comunque è ritornato il nuovo acquisto che avevamo preso, Peluso dal Manduria, l'attaccante, e ieri si è vista subito la differenza. 29 punti in classifica dopo un avvio molto promettente del Fragagnano. Sì, abbiamo avuto un inizio che ha fatto illudere qualcuno, ecco. Diciamo un po' tutto l'ambiente di Fragagnano si era illuso che potevamo fare qualcosa in più. Il calcio molte volte è strano, anche se non meriti di perdere, perdi su alcuni episodi, perché comunque alla fine sono gli episodi che condannano o influiscono sul risultato. Noi le partite che abbiamo perso, specialmente col Francavilla e altre società, le abbiamo prese sempre senza subire, abbiamo preso gol al 95esimo, al 93esimo, al 92esimo. Sono episodi che ci hanno girato nel verso storto. Ecco. Lei ha qualche giocatore che è di nostra conoscenza, ha le sue dipendenze? Sì. Li vogliamo ricordare? Sono passati da Martina. Sono passati da Martina. C'è Brescia, c'è Luigi De Florio. De Florio. De Florio. C'è Lammare. C'è Lammare. Frutto del vivaio del Martina, sì, sì, sì. C'è Lammare. Oh, noi vi abbiamo messo a fianco qui in questa trasmissione, ma voi siete rivali in campionato, eh? Non dimentichiamolo. Noi siamo rivali in campionato, ma siamo amici. Beh, è bello. Ma amicizia vera, non fatte di. È bello raccontare anche le sfide cavallerescamente giocate sul campo. Antonio Tripepi invece è un nome, una bandiera, non è solo un nome per noi. A Martina Antonio Tripepi è una bandiera per il nostro calcio. E ora attualmente guida il San Vito. San Vito che sta facendo benissimo, non bene, benissimo. Sta facendo bene, anche i primi mesi effettivamente, non che ci eravamo illusi pure noi, però eravamo i primi mesi stavamo in testa, però poi sono venute fuori Casarano, Francavilla, che sono altre realtà. Casarano è un altro pianeta, eh? È un altro pianeta, insieme anche alla Virtus Francavilla, che hanno a disposizione un budget rilevante per queste categorie, Leverano, l'Ostuni. Quindi noi, una piazza, San Vito, che noi siamo andati col Martina pure a giocare, una piazza piccola, però grande entusiasmo. Io dopo tanti anni che stavo a Martina ho fatto questa esperienza positiva per me. Il decano della promozione, il mister Pino Gidiuli, infatti ho chiesto anche all'inizio dei consigli, perché effettivamente lui sa tutto di queste categorie. Però un'esperienza positiva, c'è stato il rammarico, io volevo stare a Martina, però sono piccole cose che succedono, però queste esperienze fanno bene, fanno bene. C'è la mano di Tripepi, perché questo San Vito subisce pochissimo, è la migliore difesa dopo quella del Francavilla. Eh sì, ma anche il giocatore, gli insegnamenti servono. Tante volte mi sfottano perché dicono 5-5 tipo Canana. Il giocatore. No, ma io sono fatto un calcio d'agonismo, calcio di equilibri, cioè bisogna vedere anche a disposizione cosa hai gli uomini e un regolarsi, e lì penso che sia. Non dimentichiamo che Tripepi ha fatto il secondo anche a Martina. Esatto, è stato e quando era in panchina era sempre imbattuto. No, no, tu esatto. Puoi anche, testimoniare. Sì, anche sì, perché sì. Cire ci ha avuto 6-7 mesi di squalifica. Era fuori, ma stavo bene, ecco perché. Portava bene, certo. Martina era imbattuto. Bei momenti. Mister, immagino avrà seguito quello che poi è successo proprio qui a Martina, non ultimo la contestazione che c'è stata ieri, che ha portato all'allontanamento dell'allenatore. Proprio avendo vissuto questa piazza, qual è il consiglio che si sente di dare in qualità di mister a questa squadra adesso? Il consiglio intanto ai tifosi, giustamente, che purtroppo nel calcio ci stanno questi momenti negativi.
Forse la forza di una tifoseria è quella, nei momenti, no, non sono parole fatte, nei momenti in cui c'è bisogno di stare vicino, bisogna stare vicino a sta squadra, perché è troppo facile, quando si vince già il morale dei ragazzi c'è, in ogni caso bisogna stare vicino, perché la società in questi anni ha dimostrato di saper operare. Io non condividevo il fatto tante volte di un allenatore che bisogna aspettare domenica, se non si vince domenica mandare via, bisogna programmare anche le cose, perché se un allenatore, uno c'ha fiducia, e bisogna allora dargli fiducia, è questo che dico io, non aspettare domenica se si vince o meno. Quindi la società deve operare in questo senso, deve essere... Bene, allora rimaniamo nelle questioni panchinare, ma dovremmo avere ora un collegamento telefonico, vediamo se ci sente mister Bitetto. Sì, buongiorno. Salve, benvenuto, ben ritrovato mister. Il suo arrivo a Martina è stato caldeggiato innanzitutto dalla piazza e poi dalla società, che non può che riconoscervi il gran lavoro effettuato la scorsa stagione. Grazie, grazie. Sono veramente contento di questa scelta della società. Di avermi chiamato, insomma, non vedo l'ora di ricominciare. Lo stop lungo veramente è stata una sofferenza. Mister, lei non aveva accettato altre offerte, non è che sotto sotto stava aspettando questa chiamata? Se le offerte non erano interessanti, non era giusto valutarle, perché dopo un'annata così importante fatta l'anno scorso, sì. Poi veramente ci tenevo tantissimo a poter tornare in una piazza così importante come Martina. Lei ha avuto modo di vedere il Martina in questa stagione, perlomeno nelle ultime domeniche? Ce lo confidi? Solo in televisione, chiaramente non sono riuscito a vederle al campo, che è diverso. Ah, niente, qualche tifoso sentivo che diceva: ma Bitetto può darsi che porti qualcuno dei suoi beniamini. Ci sono sempre dei giocatori che seguono il tecnico. Può essere questo il caso? C'è ancora qualche giorno di calciomercato? Certo, chiaramente qualche mio giocatore dello scorso anno sarebbe molto propenso a venire a Martina, perché abbiamo avuto un buonissimo rapporto. Chiaramente bisogna pure fare i conti con i giocatori che potrebbero uscire, se riescono ad uscire. Quindi è compito della società fare le giuste scelte in tal senso. Parliamo sempre di una buona squadra che adesso al Martina, quindi ben vengano per lo scorso anno, ma questa squadra è già una buona squadra. Di Donatella Giglio si ricorda, vero mister? Certo. Mister, colgo l'occasione per salutarla e farle appunto i complimenti e gli auguri per il rientro qui sulla piazza di Martina. Volevo giusto farle una breve osservazione. Immagino che abbia saputo appunto quelli che sono stati i trascorsi e soprattutto il numero di vittorie mancate giunti a questo momento del campionato. Sicuramente avrà davanti dei ragazzi da motivare, soprattutto da far venire fuori il loro carattere, che poi fondamentalmente è quello che manca alla squadra. Lei poi ha già pensato al discorso che farà domani nello spogliatoio? Ma essendo una persona viscerale non mi preparo a discorsi. Bisogna guardare in faccia ai ragazzi, bisogna dire quello che si pensa quando si subentra in una situazione così complicata. Non sono discorsi da preparare, farò quello che è giusto fare. Troverà dei ragazzi che facevano parte di quella squadra che conquistò la Serie C nella scorsa stagione, tra questi Fiorentino, Gambuzza e chi altro? Aiutami Donatella. Dispoto, De Lucia. Memolla. Memolla che ultimamente non è stato molto utilizzato. Sì, io dico che sempre che quando c'è un gruppo vincente bisogna portarlo avanti e cercare di smantellarlo lo meno possibile. Però a loro seguito sono arrivati dei giocatori importanti a Martina, sono state fatte delle scelte importanti, quindi non va assolutamente pensato la scelta della società. Però quando una squadra come la nostra lo scorso anno era così già ben impostata, ben amalgamata,
è difficile trovare certi meccanismi dopo. Questo non concerne il fatto che questi sono giocatori professionisti che sono capaci di cambiare la rotta in qualsiasi momento, quindi sono fiducioso perché parliamo di gente di nome, gente professionista. Se c'è una cosa che va rimarcata, è tra i punti di forza della squadra della scorsa stagione c'era proprio quella della compattezza, dell'unione, dell'armonia che c'era nel gruppo e nello spogliatoio. Ritornerà questo clima? Beh, trattati di ragazzi lo scorso anno che avevano non molte esperienze nei professionisti, quindi il loro DNA era un po' più allegro, un po' più da spogliatoio. Qui parliamo di gente, ripeto, che ha fatto professionismo, quindi ha una loro personalità, la loro identità. È chiaro che avere uno spogliatoio unito è fondamentale. L'anno scorso forse si eccedeva troppo, era troppo allegro, troppo unito, ma perché bisognava far così? Quest'anno l'importante è avere rispetto tra di loro e rispetto per l'allenatore, quindi è quello che devono proporre in campo. Credo che lo spogliatoio sia fondamentale in qualsiasi categoria. Bene, penso di aver spulciato abbastanza quello che è il clima che c'è in città, l'attesa che finalmente era spasmodica di conoscere il nuovo nome del condottiero. Il nome di Bitetto ha avuto un impatto decisamente positivo. Non le facciamo altre domande, mister, altrimenti poi non sappiamo cosa chiedervi poi nel martedì corso delle prossime trasmissioni, nelle conferenze stampa. Esatto. E la riabbracciamo volentieri e grazie per essere intervenuto in Anteprima Sport. E c'è qui Raffaele Gambuzza che la saluta insieme a Mauro Marini tra gli ospiti di questa puntata, insieme al tecnico Gidi Uli e a mister Antonio Tripepi presenti qui in questa trasmissione. Grazie mister per essere intervenuto. Grazie a voi. Ok, e allora avrete sentito qualche trillo di troppo che ci ha disturbato la telefonata, ma comunque in compenso arrivava bene la voce di mister Bitetto. Torniamo in studio e io direi a proposito di campionato di Lega Pro di ricordare i risultati della giornata e magari con la videata preparata dalla regia li vogliamo leggere. Aprilia Interreggio 0-1. Donatella, aiutami. Borgo Buggiano Teramo 0-0, Campobasso Chieti 2-0, Fondi Aprilia 1-3, Gavorrano Aversa 3-1, Martina Vibor Lamezia 0-0, Melfi Poggi Bonzi è terminata 1-2, Pontedera Foligno 4-1 e infine Salernitana Arzatense si è conclusa con il risultato di 0-0. Bene, dopo aver messo alla prova la mia vista a distanza, torniamo con gli ospiti in studio. Raffaele Gambuzza, dicevamo di quel clima che c'era l'anno scorso, si deve ricreare. Tu sei stato sempre, anzi no, ecco, la classifica. Ecco, prima dell'intervento di Raffaele. Interveniamo anche magari con Raffaele per commentare, nonostante tutto, ci teniamo a dirlo, noi eravamo presenti ieri in sala stampa, le dichiarazioni del presidente e l'avvocato Donato Antonio Muschia Schiavone sono state che magari con una nuova guida tecnica l'obiettivo che ci erano prefissati all'inizio della stagione, ovvero quello di raggiungere i play-off, potrebbe essere ancora perseguibile. Raffaele, tu che insomma, dici? Vogliamo vedere il Martina nella prima metà. Vabbè, della la classifica parla chiara, ancora siamo in lotta, siamo a 4 punti dai play-off, se non mi sbaglio, e a 5 dai play-out. Noi ora dobbiamo pensare domenica, ogni domenica, dobbiamo fare bene. Sicuramente mister Bitetto ci darà quella forza in più che ci è mancata. Intanto è stato importante non aver perso con Lamezia, sarebbe stato un vantaggio, vero Raffaele? Sì, no, è stato un punto importante, comunque per prezioso muovere la classifica, perché se vedete i risultati, vedi l'Interreggio è andato a vincere ad Aprilia, ormai il girone di ritorno è un altro campionato, tutti si sono rinforzati e ora sarà difficile per tutti. A proposito, ricordiamo i prossimi incontri invece in cartello per la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di Lega Pro di seconda divisione. In programma Aprilia Buggiano, Arzanese L'Aquila,
Aversa Martina Franca, che si giocherà di sabato. Ricordiamolo, infatti l'AS Martina Franca comunica proprio che la gara in programma il prossimo 3 febbraio in trasferta si disputerà invece al giorno 2 di febbraio, quindi di sabato, alle 14.30. C'è stato un accordo ancora tra le due società. Continuiamo la lettura con Chieti, Chieti Melfi, Foligno Salernitana, Interreggio Gavorrano, Pontedera, Campobasso, e chiudono il tabellone Lamezia, Poggi Bonzi e Teramo Fondi. Esatto. E quindi queste le gare in programma per il prossimo turno, quinto del girone di ritorno. Rimaniamo in tema calcistico prima del riepilogo delle altre imprese, delle altre squadre. Ricordiamo che la squadra martinese di calcio a 5 sta continuando a stupire e ha vinto, è uscita vittoriosa, ma ricapitoleremo tutti i risultati dopo. Io vorrei fare un altro intervento, un giro con gli ospiti importanti di questa puntata, a cominciare da Mauro Marini. Mauro Marini è figlio d'arte. Beh, sì. È figlio d'arte. E il papà giocava con un certo Antonio Tripepi. Eh sì, io vabbè, sono nato in quegli che anni. Che ti raccontava? Io ho avuto la fortuna di avere il mister come allenatore in seconda, e loro avevano anche un rapporto extra calcistico molto unito, infatti se non sbaglio avevano anche un'attività insieme, quindi credo che tra di loro c'era molto più che una semplice amicizia da spogliatoio. E io ho avuto poi la fortuna di avere anche il mister Gidiuri come nello staff in cui ho lavorato, e posso dire che lascio stare l'ambito calcistico, ma sono due persone speciali e straordinarie. Non lo dico perché sono qui, ma veramente gli auguro a tanti ragazzi di averli ancora come allenatori. Non è un caso se vi abbiamo messi insieme in questa puntata. No, non ti nascondo che mi fa piacere essere qui, essere tornato qui, perché c'è sia Raffaele che due grossi amici e diciamo padri putativi sotto un certo punto di vista, visto che papà comunque è sempre su. Loro quando possono mi danno sempre qualche dritta che io ancora devo prendere e fare mie. Tuo padre era attaccante, però tu invece giochi sulla linea mediana. Quando giocava mezza qui, punta, quando giocava qui era un 11 dell'epoca, esterno diciamo così, e poi piano piano nel corso degli anni è venuto dietro piano piano e magari assomigliato più a me, cioè io assomiglio più a lui. Io invece no, sono più incerto. Io mi ricordo un gol di tuo padre all'Angizia, una partita giocata a Taranto, allo Iacovone. Probabilmente perché la ricorda Martina, più il mister. Il Martina non aveva il terreno di gioco ancora disponibile, stavano mettendo l'erba. So di certo che mio padre qui ha lasciato un gran bel ricordo, e perché tutta la gente, anche gente magari un po' più grande che mi trova, mi chiede sempre di lui, e sì. ciò vuol dire che ha lasciato qualcosa di buono sia nel campo che poi fuori dal campo, che poi è la cosa più importante. Beh, lo stesso ricordo positivo che ha lasciato lo stesso Mauro Marini a Martina. E noi confermiamo che più o meno abbiamo seguito le fasi calcistiche, le vicende calcistiche dell'ultimo trentennio, almeno, non voglio andare oltre perché sennò si scopre la mia data di nascita. Allora, Mauro Marini, giusto una domanda, proprio vedete? A proposito, infatti, il Mauro Marini, la fascia di capitano è sulla nostra scenografia, una scenografia preparata da Francesco Turnone su una sua idea. Che ringrazio perché non l'abbiamo toccata, mi ha messo indelebile. Nonostante il balzo in Lega Pro, Marini è lì. Probabilmente quella è stata l'inizio della scalata per tornare importanti, perché se non ricordo male la finale playoff della promozione a Brindisi è stato l'inizio, probabilmente la prima vera di nuovo passione di tutta la gente allo stadio. E poi fu bello. È un numero importante quel numero 4 sulla maglia, cioè, è appartenuto a un certo Lisuzzo anche, tu confermi? Raffaele? Sì, so che è importante, poi personalmente è molto importante perché ormai mi segue da tanti anni come numero, quindi ci tengo. Lisuzzo che attualmente milita nel Novara. Sì. Noi abbiamo avuto giocato anche il piacere anche di sentirlo telefonicamente la scorsa stagione. Sì. Esatto. Mauro, invece sul cammino del Monopoli, domenica prossima una trasferta a Grottaglie, una ex che rincontri. Contro il tuo passato. Diciamo sì, per me è un derby, è un po' particolare perché io da alcuni anni sono grottagliese perché ho sposato una donna di Grottaglie, una ragazza di Grottaglie, e vivo a Grottaglie, quindi per me, tra l'altro abito proprio a 200 metri in linea d'aria, insomma. È abbastanza particolare, sarà particolare. Però
Noi dobbiamo affrontarla nella maniera giusta, perché veniamo, come ho detto prima, da risultati utili, però senza la vittoria, anche se purtroppo il Grottaglie non passa un buon momento. Mi auguro che dopo di noi si possa riprendere, speriamo di andare a fare bottino pieno. Certo, è un fatto curioso, io per esempio sabato ho visto Mauro Antonio compiere delle parate prodigiose proprio contro il Bari, squadra in cui ha mosso i primi passi. Sono passati tanti giocatori da Martina, perché comunque è una piazza importante, lo sappiamo tutti, e nel passato ha rischiato di arrivare in Serie B, e sappiamo che i vari Mauro Antonio, ma anche, non so, ricordo Carrozzieri, ricordo, ce ne sono diversi che poi sono passati, e speriamo che porti bene ad altri ragazzi che magari ci sono, che possono andare avanti. Certo. In questa ottica è importante anche, no, saper seminare bene, mister Giliuli, dare importanza al settore giovanile, che non deve essere una zavorra, ma deve essere invece visto in prospettiva futura. Qui apriamo un capitolo un pochettino nuvoloso. Non lo so, ma apriamolo, cioè, però. Il problema di Martina. Siamo una trasmissione libera e dobbiamo dire apertamente le cose. Io avevo 11 anni quando ho fatto la prima leva calcistica nel Martina, e ricordo che il campo era quello. A distanza di 50 anni sono rimasti gli stessi stadi. Quindi una società, per poter programmare sul settore giovanile, deve avere delle strutture. Martina su questo aspetto è carente. È inutile che ci nascondiamo. Nell'altra puntata abbiamo parlato dell'eventualità di un nuovo stadio, che pare che sia una prospettiva concreta, speriamo, con l'aiuto della Lega anche. Ma speriamo che avvenga lo stadio nuovo e che non venga dismesso il campo vecchio, perché se facciamo il campo nuovo e dismettiamo il campo vecchio non abbiamo risolto nessun problema, perché se dobbiamo far crescere i ragazzi hanno bisogno di un campo dove allenarsi. Certo. Ma se un campo è quello di Cuba, difficilmente si potrà allenare, cioè non cresce nessuno. Ecco. Infatti, tu puoi mettere il miglior allenatore, il miglior preparatore, ma se non hai un campo idoneo per poter far crescere i ragazzi, è tutta aria fritta. In questo periodo invernale, Raffaele, io voglio andare ancora su di te, e voi ho sentito che vi lamentavate per le condizioni del pergolo, vi state allenando in questo periodo al pergolo, la cosa non vi sta sicuramente agevolando in questo momento. Ma noi dal martedì al sabato siamo sempre fuori, andiamo a Grottaglie, facciamo amichevole a Fracagnano, cioè giriamo sempre, perché il nostro campo è una cosa inguardabile, ieri si è visto, non si sta in piedi, non lo so che cos'è, non ci siamo stati per 20 giorni in quel campo, però ma ha piovuto il pergolo è duro come una pietra, purtroppo i problemi esistono, ma noi siamo giocatori professionisti, quindi non dobbiamo scendere in campo in qualsiasi modo. Intanto noi ti vogliamo vedere come uomo simbolo, Raffaele, tu sei stato il trascinatore, io non voglio farti sviolinate gratuite, però vogliamo vedere il condottiero Gambuzza in campo con uno spirito nuovo già da domenica prossima, da sabato meglio, quando giocherete contro l'Aversa. A proposito, ci sono delle immagini. Prego Raffaele, puoi rispondere. Sì, ma io, sapete tutti, per questa maglia ho fatto tanto e farò ancora. Darò il massimo fino alla fine, guiderò questa squadra, loro mi seguiranno come hanno fatto sempre, sicuramente arriveremo a fare un obiettivo importante. Bene, all'andata Raffaele finì con un 2-0, sì. Senza storia. 2-0. Era il periodo in cui il Martina faceva valere, e come, la legge del Tursi. 2 anni quasi di imbattibilità, poi quel capitombolo col Fondi. Purtroppo col Fondi non mi so spiegare che cosa è successo. Però. Aversa, campo difficile di sabato, si giocherà, lo ripetiamo, ore 14:30. Sì, Aversa è un campo difficile. Loro pure vengono da risultati negativi,
abbiamo detto, mancherà nel Martina Dispoto e Marsili. Due giocatori molto importanti. Marsili è un giocatore che dà qualità al centrocampo. Sì, sì, ma ora con rientro pure di Fiorentino, tipo ieri si è visto, si trovano bene tutti e due. Non è dispiaciuto Fiorentino? No, assolutamente. No, no, Daniele. Anche perché lui poco prima della difesa lì fa un buon lavoro, riesce a gestire meglio. Daniele, da, sì, Fiorentino, da... quantità, Marsili, qualità. Sì, Daniele lavora molto, cioè gli dà una mano in fase difensiva. E ieri si è visto. Invece Marsigli è più forte tecnicamente, manda la palla ai giocatori in rete, è forte proprio. La regia sta continuando a proporre le immagini della gara di andata, lo ricordiamo, fu giocata il 30 settembre e finì col risultato di 2-0. L'allenatore disse una frase in sala stampa, se non ricordo male, abbiamo creato lo scompiglio, speriamo che questo scompiglio... sì, a favore del Martina questa volta. Oh, intanto, a proposito di calciomercato, sì, di nuovi acquisti, anche noi abbiamo anche acquisto, noi, hai capito, ti ho dato l'assist. Beh, bravo. E allora un bel primo piano lo merita la nostra Mary Peluso, che avrà il compito di interagire, hai visto? Già, che... come al solito noi abbiamo l'appuntamento sempre con i tifosi, no, da casa che ci seguono, e lei ci aiuterà nella lettura dei messaggi. No, ma lei mica è un contentino, lei no, lei avrà il compito proprio di leggerci i messaggi. Benvenuta Mary. Grazie. Anche lei è frutto della nostra terra, diciamolo, diciamolo. Tu di dove sei, Mary? Di Taranto. Ah, hai visto che gemellaggio, questi gemellaggi ci piacciono, eh. Allora Mary, sono arrivati dei messaggi, sì, tu avrai questo compito, ci li devi leggere. Certo. Bravo. Ci manda un messaggio Fabrizio dicendo: Bitetto è stata la miglior scelta possibile, ora speriamo pure qualche giocatore dell'anno scorso. De Tommaso Chiesa, Amodeo, Basile Tondo, ma anche De Nicola sarebbe molto meglio di tanti altri. E vabbè, tutta la squadra, praticamente la squadra, riproponiamo la stessa squadra, va bene, andiamo avanti. Mary, ci scrive anche Paolo: onore ai tifosi alla curva, una volta, ancora una volta hanno dato ennesima manifestazione di grande attaccamento alla squadra e di civiltà, sono stati l'unica nota positiva della partita. È bravi. Vero, è vero, sono stati bravi, sì, ieri. E infine Gianni: in bocca al lupo mister Bitetto, ripartiamo con l'entusiasmo dello scorso anno. Ebbene, più o meno, hanno, più o meno hanno riproposto i temi della nostra telefonata che abbiamo realizzato con mister Bitetto. Le immagini del tifo, mi dice il regista Maurizio Simone. Sì, in chiusura, prima della sigla finale, proporremo un po' una storia del tifo, anche per andare a riscaldare questo ambiente che si va un po' intiepidendo in questi ultimi tempi. C'è da dire però, Giuseppe, che a onor di cronaca va detto che ieri nel corso della gara, per tutti i 90 minuti, la tifoseria, comunque Raffaele può confermare, ha sempre incitato la squadra con cori di incitamento. La contestazione poi è riguardato il, dopo, successivamente al fischio dell'arbitro, quindi la contestazione al mister successivamente. Quindi però va detto che la tifoseria è stata al seguito per tutti i 90 minuti, cercando di incoraggiarvi. No, no, loro non ci hanno mai criticati in campo, giustamente fuori la dovevano fare per forza, noi non possiamo dire niente, è giusto che ci hanno contestato, ora dobbiamo ripartire già da martedì a lavorare bene, dobbiamo pensare ad Aversa che dobbiamo fare risultato positivo. E dimenticare subito in fretta queste immagini del malumore finale. Purtroppo ci sta Giuseppe. E allora io vorrei fare però intervenire ancora Antonio Tripepi, che conosce bene questa piazza, e così come si infiamma facilmente il nostro pubblico va in depressione, vero Antonio? Sì. Basta una piccola serie di risultati negativi. Io per fortuna tutti gli anni sono stato a Martina, poche volte abbiamo visto questo, però nel calcio ci sta. Sì, è la prima volta che viene apertamente contestata, sì, sì, la squadra poche volte la rilevata, infatti vedendo queste immagini mi fanno male, perché effettivamente io c'ho nel Martino nel cuore, tante volte io pure quando parlo con i ragazzi e con i ragazzi mi sfugge il mio amore per Martina, invece di dire San Vito dico Martina, cioè, quindi mi tradisco, è questo. Sono immagini che speriamo di non vedere più. Io ho detto, è 30 anni che sto qui, speriamo
Speriamo che il Martino se ne esca. Giustamente bisogna compattare tutto, come diceva Raffaele, lo spogliatoio, il mister, farlo lavorare in piena tranquillità, ma è l'ambiente che è importante, la società, stare vicini sia alla squadra che all'allenatore e ritornare con noi intanto in questi anni. Questi momenti che stiamo riproponendo adesso col servizio che la regia sta per mandare in onda, tu te li ricorderai sicuramente, sì. Sai di che cosa è capace questa piazza e noi siamo convinti che momenti così ritorneranno. Intanto non sottolineiamo il fatto che questa dirigenza ha avuto il merito di riportare il calcio di un certo livello a questa piazza dopo il capitombolo a cui era stato condannato. Allora, riviviamo questi momenti esaltanti. È una sintesi di 3 minuti, mettetevi comodi. È il nostro pubblico. Beh, dopo questa sbronza, questa abbuffata di tifo dei momenti migliori della storia calcistica di Martina, si sono sprecati i commenti qui. C'è crisi nel calcio, c'è meno affluenza, meno, sicuramente allo stadio. Sì, meno affluenza, questo senz'altro, ma alla fine la medicina sono le vittorie, Esatto, sono i risultati. Che fanno bene, io sono convinto che i risultati poi finiscono col dare la spinta decisiva, perché se la passione c'è, quella rimane. E la squadra di calcio è un po' come la mamma, no? È una per una vita.
per la vita intera. Io sono di questo avviso. E invece accantoniamo un attimo l'argomento calcio e facciamo una panoramica completa su quelli che sono stati i risultati delle altre realtà sportive del nostro territorio. Mi riferisco all'impresa della squadra di calcio a 5 che continua a stupire ed è lanciatissima verso la Serie A1 e sarebbe un traguardo storico per la compagine del patron Scatigna. Esatto, proprio nella partita disputata lo scorso sabato il Martina ha battuto il CUS Chieti, portandosi quindi in solitaria a quota 37 punti in vetta alla classifica e reduce da ben 12 vittorie ed un solo pareggio. E adesso la prossima trasferta sarà una trasferta importante perché la vedrà proprio disputare una gara contro la diretta inseguitrice che è il Napoli. Quindi una gara da seguire, perché qualora dovesse riuscire a portare a termine anche questa ennesima vittoria si potrebbe dire che sarebbe già proiettata verso il salto di categoria, quindi bene per la LC Pokerix Martina. Turno di stop invece per il basket che dopo la trasferta di Fondi ha rimediato una sconfitta in casa proprio contro il Rieti, ha perso infatti 77-56, mantiene comunque saldo il suo settimo posto a metà classifica a quota 20 punti e adesso la prossima domenica 2 di febbraio, sabato, giocherà in trasferta contro lo Stuni. È stata ferma per questo turno domenica scorsa anche la Pallavolo Martina che invece disputerà una trasferta esterna nuovamente a Messina. Bene però i biancazzurri di Pallavolo Martinese perché mantengono salda la quinta posizione in classifica prima della zona playoff a quota 22 punti, quindi sta facendo sognare, sta facendo molto bene anche la Pallavolo Martina. Bene, allora un balzo di qualche categoria e io vorrei un intervento finale di mister Gidiuli. Poi chiuderemo con Mauro Marini e Antonio Tripepi. Mister, noi vi vogliamo di nuovo qui, magari dopo la gara Fragagnano-San Vito. La commenteremo volentieri con voi in studio qui. Quando è in programma? Quando è in programma? Hai capito. Siete già precettati per quella puntata. Nel frattempo, prima dell'incontro che ci vedrà rivale in campo, dovremmo affrontare il Casarano, che è l'autentica corazzata del girone B, per una semifinale di Coppa Italia che ci potrà eventualmente, se la superiamo, dare la possibilità a questa società di andare in eccellenza. E siccome tra gli scopi della nostra trasmissione c'è anche quella di promuovere i prodotti locali, questo vino della Vinicola di Marco verrà omaggiato ai presenti graditi ospiti di questa puntata. Dalla prossima avremo anche i prodotti del caseificio La Valle, quindi ci darà la possibilità di invogliarvi ancora di più a venire qui tra noi. Mi prenoto da solo perché sono la prossima gara invece buono. Di Antonio Tripepi domenica prossima il San Vito col San Giorgio in casa, col San Giorgio in casa. Sì, non ti ha detto che c'è un presidente martinese? Ah, cioè, il presidente infatti lo volevo invitare, però è martinese. Sì, è nata a Martina e vive a San Vito, ha fatto il sindaco, l'ho invitato, ho cercato. Vedevo, si chiama? Trizza, Antonio Trizza. Martinese. È onorevole, è una persona veramente che sa guidare come pochi, presidenti veramente, insomma, vecchia maniera, della serie maniera. Martinesi che si fanno onore. E a proposito dei martinesi che si fanno onore, Mauro Marini continua a farlo con una casacca bianco-verde, ma ti sarebbe piaciuto rimanere a Martina, ma si sa, no? Le scelte... Non è stata una scelta mia in quel caso, però va bene così. Alla fine poi hanno avuto, voglio dire, il Martina ha vinto il campionato, quindi le scelte non sono state sbagliate sicuramente. Io sono rientrato in D con questa casacca e mi fa onore e sinceramente sono onorato di vestirla. Mi dispiace, sicuramente c'è tanta rivalità tra Martina e Monopoli, però questo è il mio mestiere, lo devo fare, devo onorare la casacca che indosso. Però mi sto togliendo tante soddisfazioni visto che per c'è alcuni... stato un amichevole Monopoli Martina e a me è piaciuta molto l'accoglienza riservata dalla dirigenza del Monopoli, testimonianza che
Tra società così vicine, no? Dovrebbe essere sì, normale, dovrebbe essere regolare. Sempre così. No, la società del Monopoli quest'anno, ma anche di... Monopoli stessa come tifoseria e tutto, vedo che ha raggiunto un livello di maturità molto importante. Molto elegante l'accoglienza e della credo che, sì, credo che sia da esempio per altre. È giusto magari, sì. Chiudiamo con Raffaele e poi saluti. Stavi concludendo, no, Mauro. Dicevo, concludi. Speriamo diventi la mentalità un po' di tutte le squadre, questa tipologia bravo, di aggregamento. Bravo, scusaci perché i tempi televisivi sono incalzanti. Chiudiamo con Raffaele Gambuzza. Niente, io vi ringrazio a tutti e spero che già da sabato arrivino i risultati perché è giusto che... E noi vogliamo rivedere il Raffaele Gambuzza dei tempi migliori, quello che noi ci ricordiamo. E invece a proposito di noi ci hanno salutati da Teramo Channel, esatto. E noi dobbiamo ricambiare, lo facciamo per il i colleghi piacere, certo. Che ecco anche tra gli risvolti di questa attività c'è quella di fare nuove conoscenze e confrontarsi con altre realtà. Teramo Channel hanno un'ottima trasmissione anche loro in palinsesto ed è condotta da Caterina. E non ti ingelosire, eh? Assolutamente no, è una salutiamo. Collega che saluto con piacere. Li salutiamo. E allora, in chiusura, i saluti a tutti i presenti, a cominciare da Mary Peluso. Grazie a Mary per new essere entry, stata con new noi. Entry assoluta di questa puntata. La ritroveremo nella prossima puntata. E allora, grazie al capitano dell'AS Martina Franca 1947, Raffaele Gambuzza. Grazie a voi. Forza Raffaele, in bocca al lupo per la prossima gara, così come va il nostro in bocca al lupo per il proseguo del campionato e tutto quello che sta facendo di buono Mauro Marini. Buonasera. Grazie a Mauro. Tutti. Un saluto inoltre a Mister Gigi Uli, allenatore del Fragagnano, grazie mister. Buonasera a tutti. E anche ad Antonio Tripepi, allenatore del San Vito dei Normanni. Bocca al lupo a tutti. Un ringraziamento al titolare, al dottor 40, esatto. Che ha creduto nella nostra programmazione e in particolare un ringraziamento alla S Martina Franca che ci consente settimanalmente di avere degli ospiti tesserati del Martina in trasmissione. Grazie a Francesco Turnone, a Maurizio Simone, alla regia e a tutti i componenti dello staff di Anteprima Sport, a Donatella Giglio e Giuseppe Ancona vi salutano e vi danno appuntamento alla prossima puntata. Palmisano Auto, vendita autoveicoli plurimarche nuove ed usate, al Loco Rotondo. Finanziamenti a tassi agevolati, assistenza meccanica con personale specializzato, garanzia di un anno sulla vendita dell'usato, fantastiche offerte settimanali. Vieni a trovarci. Palmisano Auto, c'è da fidarsi.